Eccoli, entrano in classe, sono il 25% degli studenti toscani delle scuole superiori che in questo lunedì mattina potrebbe essere suonata l'ultima campanella. Facciamo 2 giorni a scuola e il resto della settimana didattica a distanza. Lunedì e martedì andiamo a scuola e il resto si sta a casa a fare video lezioni. Ma quanti sono i ragazzi? Ma quasi tutti. Quasi tutti. Tutti. Quelli del turno di oggi quasi tutti. Noi stiamo andando bene. A scuola ci sono i distanziamenti, igienizzante per le mani e tutto, sì che stiamo bene. Ma tutto questo potrebbe essere già un ricordo. Fuori dai microfoni ci parlano di molti insegnanti in quarantena ed altri che hanno preso ferie con i presidi costretti a mandar via gli alunni perché senza personale. Non avevamo due prof perché non si sa o sono in quarantena o sono rimasti a casa. E stamattina autobus vuoti proprio per la mancanza degli studenti. C'era quasi nessuno, era impressionante. C'erano gente, c'era anche stamattina, sono venuto col pullman all'8:30, c'erano gente e tutti senza mascherina la maggior parte, proprio... E poi c'è già chi si preoccupa per tornare a fare lezioni online. Non mi ci trovo nemmeno bene, poi i professori, cioè le cose se non le capisci in classe puoi chiedere aiuto, invece online è un'altra cosa, è più difficile, non ce l'hai davanti, non ti rispiega le cose. Grande problematica per gli studenti fragili. Soprattutto per loro, io infatti sono sul sostegno e in effetti vivono nella loro fragilità, vivono tutto molto più amplificato. E la didattica a distanza sarà un problema per gli istituti tecnici, con tante ore di laboratorio. Con gli utensili a portata di mano, cercare di fargli vedere un po'. Poi la mia materia comporta proprio ad avere la manualità delle cose da fare.